Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. Oggi un video un po' particolare, mi andava di fare alcune considerazioni rispetto a quello che è successo a gennaio e che non so come andrà a proseguire a febbraio, perché sto registrando questo video appunto il 31 gennaio, mentre sicuramente questo andrà ad essere pubblicato a fine febbraio. Come sapete io non ci sono disponibile in questi giorni, tutto febbraio sarà occupato per me per il trasloco, io rientro in Italia e non ho avuto modo di registrare niente a febbraio. Tutti i video di febbraio sono stati registrati il 31 gennaio, sono cotto, se così si può dire. Di cosa volevo parlare quest'oggi? Prima di tutto, che la cosa più importante è che tu ti iscrivi a questo canale e clicchi la campanella delle notifiche, ovviamente per non perderti nessun video successivo, e anche di far diventare quel pollice in su blu, così fai capire a me e all'algoritmo di YouTube che ti piacciono i miei contenuti. Ma anche per un altro discorso volevo fare alcune considerazioni sui mercati in questo periodo, su quello che potrebbe essere l'evolversi dei mercati, su come la vedo io, ovviamente che sono un semplice investitore privato che investe per il welfare dei propri figli, del proprio figlio che spera appunto possa crescere con qualche soldino da parte e che il suo papà gli possa mettere qualche soldino da parte. Il mio scopo è quello, ovviamente, assicurarmi un po' una pensione dignitosa, fatta sia dalla pensione integrativa che ho avuto, che ho messo da parte negli anni all'estero, sia la pensione statale italiana, ma anche i soldi che andrò a investire, che andrò a mettere da parte, perché possono essere un introito aggiuntivo, integrativo a quello che è la mia vecchiaia. E stavo facendo delle considerazioni rispetto a quello che è il mercato in questo periodo, relativamente al fatto che tutto quello che gira intorno adesso mi sembra un po' essere troppo vicino a quella che era la bolla del dot-com degli anni 2000. Perché dico questo? Perché oramai in questi giorni si sente parlare chiunque, dalla casalinga, dal fornaio, da gente che magari al momento non ha neanche internet a casa, di investire. E investire in cose? In tutto quello che sembra essere in trend. Può essere Tesla, può essere GameStop, può essere una qualsiasi altra azione che viene pompata magari in modo particolare dal mercato, dal sentimento del mercato. E questo qui è un aspetto che secondo me è solito nel mercato, cioè avviene sempre su base giornaliera, ma in quest'ultimo periodo lo vedo portato all'estremizzazione, lo vedo portato a dei livelli in cui effettivamente non sembra più essere salutare. Io qui a schermo ho i quattro indici che seguo sempre, ovviamente in maniera diversa, non sto sempre attaccato a guardare i miei investimenti, non li guardo tutti i giorni, anche perché gli investimenti che faccio li faccio a lunghissimo termine e non mi interessano il background noise, come si dice, cioè il rumore di sottofondo, ma mi interessa vedere come procede il mercato sul lungo periodo. Però abbiamo qui su questa schermata con l'arancione il Nasdaq, qui abbiamo l'S&P 500, il Dow Jones e poi anche l'indice di Ritz, al quale magari potrei cambiare il colore, altrimenti non ci confondiamo un pochettino, mettiamolo purple, benissimo. Allora, cosa mi andava di far vedere? Allora, in questi quattro indici, che sono quelli che io seguo, si possono vedere, come tutte le volte, delle oscillazioni molto ampie, anche alcune più piccole, alcune più ampie. Magari c'è un ritracciamento un po' più importante, come c'è stato qui, che era a settembre. Aspettate che lo faccio bene. Ecco qui, dove abbiamo perso un 12%. Ma possiamo anche vedere che poi nell'arco successivo, da qui ad esempio, abbiamo avuto una crescita dell'11%, cioè praticamente nell'arco poi di un mesetto, in maniera salutare, in maniera normale, tutto questo è stato recuperato. Allora, perché volevo far vedere questa cosa? Perché in linea di massima, come possiamo vedere, il mercato di per sé, con oscillazioni varie, si è andato a comportare in maniera piuttosto autonoma, ma ponderata. Ecco, ponderata è il modo più opportuno per definire, nel senso che si è comportata, pur se pompata dal mercato immesso dalla Fed, dal denaro immesso dalle banche centrali, comunque nella sua normalità, oscillazioni minime o ampie, ma che tendono ad avere un trend salutare. In questi ultimi giorni di gennaio invece abbiamo visto come anche Reddit, ma anche altre tipologie di connessioni particolari, gruppi particolari, hanno pompato questo, quell'altro titolo, questo, quell'altro asset per poter trarne dei benefici sostanziali a livello intrinseco
solo per quella cricca di persone che è in quel gruppo, in quel social. E questo, per quanto mi riguarda, è una cosa poco salutare per il mercato, ma anche poco salutare per i miei investimenti, perché un giorno o l'altro questi personaggi potrebbero alzarsi e dire: ma oggi voglio shortare Caterpillar, che è una delle aziende che ho in portafoglio, oppure Pepsi, solo perché ieri ho bevuto Coca-Cola e mi sembra più buona. Insomma, delle dinamiche che sono poco salutari per il mercato e poco salutari per il mio portafoglio. A dimostrazione di questo, volevo fare vedere una cosa. Se noi utilizziamo questi quattro grafici del sistema, abbiamo visto, insomma, che si muovono più o meno, anche se con guadagni diversi, con le stesse oscillazioni. Abbiamo questo picco qui, ne abbiamo uno qui, abbiamo questo tonfo qui e l'abbiamo anche qui, e così via. Tutti gli indici seguono più o meno le stesse dinamiche, con guadagni o perdite diverse. Qui ho aggiunto GameStop, che è quell'azienda che è stata pompata in questo periodo. Ora, se io vado ad aggiungere GameStop, possiamo vedere in scala come TradingView va a formarci appunto le onde degli altri quattro indici. È come se fossero piatti. Ho appena cambiato la scala aggiungendo GameStop e questo è quello che avviene. Andiamo a fare una misurazione. Io faccio da qui. Abbiamo avuto un 2077% partendo dall'8 gennaio 2021. 2070 quasi, ecco. Una cosa totalmente fuori da ogni norma, non salutare assolutamente, che va ad impattare ferocemente il mercato delle persone che, come me, vanno a investire per un lunghissimo periodo per mettere i soldi da parte per il bimbo o per me. Per cui andavo a fare queste considerazioni per conto mio. Come posso andare a proteggermi da queste cose? Mi devo proteggere oppure no? E diciamo, nella mia testa qualcosina è scattato. Però, ragionandoci un attimo, ho pensato: queste tipologie di bolle, queste tipologie di comportamenti un po' strani, si sono sempre andati a ripetere nel tempo, e molto probabilmente si andranno a ripetere sempre nel tempo. In questo anno magari potrei avere una perdita nel mio portafoglio del 25-30%, sì, però nell'arco dei 30 anni molto probabilmente neanche la noterei questa perdita. Sicuramente mi darebbe un po' fastidio, perché non dico che sono entrato ai massimi, però comunque non sono entrato ai minimi di marzo, per cui ho pur facendo un dollar cost averaging, non ho quel margine di sicurezza che avrei potuto avere investendo al minimi di marzo. Ovviamente queste sono delle situazioni particolari, rare, che non si ripresentano tutti i giorni, ma la salute è questa. Quali sono le azioni che andrò a prendere in questo momento? Beh, in questo momento, sia per il trasferimento e quindi per la mancanza di liquidità, sia per il fatto che per il momento andrò a lavorare solo io, o almeno credo, ho deciso che non andrò a incrementare ulteriormente le posizioni. Questo lo faccio non tanto perché abbia paura di come sono le oscillazioni del mercato, ma più che altro perché ho bisogno proprio di liquidità, e se avessi bisogno di soldi preferirei prendere dal mio conto di emergenza, che andrò ad alimentare durante questo periodo di tempo, piuttosto che andarle a mettere nel mercato azionario. Anche perché perdere 1, 2 o 3 mesi sull'arco di 20 anni, sì, può rallentare un po' l'interesse composto, ma non credo che sia questa tragedia. Come ci si dovrebbe proteggere? Beh, purtroppo dipende anche dalla tipologia di investimento che uno è. Per come sono io, facendo un dollar cost averaging, questo problema non sussiste, perché anche se ci fossero dei minimi paurosi, un meno 30% del portafoglio, ricominciando a investire da fine marzo, fine aprile, andrei a mediare un po' le posizioni e ridurrei quel meno 30 magari a un meno 15, a un meno 10, che già comincia a essere qualcosa di un po' più sostenibile per il lungo termine. E poi ovviamente io mi aspetto anche che gli organi di competenza, quelli che hanno la necessità e l'obbligo di andare a supervisionare i mercati azionari, possono ovviamente andare a mettere delle regolamentazioni o dei limiti a determinate tipologie di azioni speculative, come in questo caso. Ovviamente non ho nulla contro chi vuole speculare e fare i propri soldi, perché ovviamente ognuno guarda la propria saccoccia, però allo stesso modo mi fa un po' incacchiare il fatto che debba perderci io perché qualcun altro ci guadagni, che è un po', insomma, è il mondo degli investimenti, non è che uno cade dal pero. Però quando le oscillazioni sono salutari, sono determinate da particolari problematiche del mercato, le accetto con più filosofia, mentre quando sono effettivamente speculazioni vere e pure che vanno a inficiare i miei guadagni, un po' mi rode il culetto.
Va bene, erano solo delle considerazioni personali e più che altro per capire come la pensate voi, come la pensi tu riguardo a questo aspetto, da passare da questi grafici a questo nell'arco di un semplice mese. Spero che questo mio contenuto sia stato di tuo gradimento. Se fosse stato, ti prego di lasciare un pollice in su, fallo diventare blu, e se sei nuovo qui sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e spero che col prossimo video o nei prossimi quelli vicini ci si possa vedere di nuovo col mio visone, con la mia facciotta stanca ma comunque la mia, sempre che ti faccia piacere. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.